Quest'oggi siamo al centro direzionale, non tanto per denunciare l'incuria che c'è qui, sappiamo benissimo cosa succede la sera quando i grandi uffici pubblici chiudono. Siamo qui per aiutare i nostri amici gatti, perché il centro direzionale è sede di una colonia felina molto molto estesa e qui ci sono tantissimi volontari che ogni giorno vengono a portare il cibo ai gatti e anche catturarli e sterilizzarli, perché altrimenti qua la situazione sarebbe fuori controllo. Infatti oggi qui con me c'è Margherita, una delle volontarie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Margherita, sono la tutrice di questa colonia. Ormai sono diversi anni che curo, ma soprattutto le altre volontarie che vengono tutti i giorni, più volte al giorno, a curare i nostri gatti, tutelarli nel modo migliore possibile, anche perché loro non chiedono molto, soltanto di stare tranquilli, di essere sfamati, e in compenso ci danno tanto amore. Purtroppo dobbiamo, come sempre, registrare l'incuria delle persone che con i cestini vicino buttano gli avanzi di cibo, i piatti sporchi, le bottiglie vuote nei giardinetti. Ci sta chi si lamenta dei gatti, chi si lamenta del cibo che noi lasciamo, ma noi, ci tengo a precisare, puliamo tutto, perché la cosa che ci interessa, al di là del discorso di civiltà che voglio dire deve essere alla base, quello che ci interessa è che i nostri gatti stiano bene, che non contraggano malattie dovute alla sporcizia che invece siamo costretti a combattere. Più o meno quanti gatti ci sono al centro direzionale? Allora, guarda, è impossibile fare una stima più o meno precisa, perché oltre a questi che stanno nei giardinetti e che sono stanziali, che noi curiamo tutti i giorni, sotto il centro direzionale c'è un'immensa distesa di garage dove i gatti purtroppo sono fuori controllo. Diciamo che una stima più o meno attendibile si attesta intorno agli 80-90 gatti. Se tu tieni conto che noi partiamo dalla fontana e arriviamo alla Partenope, noi abbiamo varie postazioni, molte postazioni, e chiaramente ci sono poche volontarie che si fanno veramente un cuore così. Il punto è che questa è una zona importantissima di Napoli, perché è il centro finanziario di Napoli, qua è dove sono tutti i grandi uffici. Queste sono ad esempio le 1 e 2 torri Enel, qua ha sede il Tribunale di Napoli, c'è la Regione Campania, e il punto è che qua, come già ho detto, la sera quando chiudono gli uffici diventa terra di nessuno, quindi troviamo clochard, troviamo persone più disparate che vengono qui a bivaccare, comunque a degradare questa zona che di giorno è un centro economico e di sera diventa un accampamento anche abbastanza pericoloso, devo dire. Allora, per postazione intendiamo questo sostanzialmente, un contenitore di plastica solitamente rivestito che faccia da riparo ai croccantini e all'umido che noi mettiamo tutte le mattine. Io adesso lo appoggio qua perché puoi inquadrare anche, cioè guardate qua quello che c'è di tutto. È una cosa veramente inverosimile. Ovviamente dopo ci mettiamo i guanti e ci mettiamo a pulire un poco. Puoi inquadrare anche là, vedi? Quello spesso è utilizzato dagli extracomunitari o dalle persone senza fissa dimora, come vedi, quelle coperte per dormirci. E quindi anche loro vanno contro i nostri gatti che non danno fastidio a nessuno. Guardatele. La sporcizia che c'è, praticamente un deposito. Ma abbiamo dei guanti? Sì, come non li abbiamo? Purtroppo l'immondizia e i rifiuti sono stratificati, ci vuole un intervento di personale specializzato, anche qua, vedi, per quanto uno possa cercare, ma che fai? Andiamo. No, ad esempio questa pompa penso che è una cosa di qualche cosa specializzata, non è che ce l'ha messo una persona normale. Guarda qua, guarda.
non è che uno butta una bottiglia vuota o un piattino, no, quella voglio dire è stata fatta scientemente. Sì. Allora provo a entrare, vediamo che cosa ci sta. Qua parliamo solo dell'inizio del centro direzionale, perché siamo venuti da praticamente via Porzio, quindi questa è solo la prima aiuola che abbiamo trovato. Giusto per far vedere cosa ci sta qua a terra, giusto per far vedere. Ripeto, è la prima aiuola che abbiamo trovato, guardate, guardate cosa ci sta qua dentro. Cioè, è una discarica praticamente. La cosa che ribadisco è che, cioè, il degrado a Napoli sta ovunque, d'accordo, ma noi ci preme il fatto che qua ci vivono i gatti. Spazzatura su spazzatura. Coperte, non dico persone, la puzza che ci sta, perché penso anche che ci vengono a fare altro. Questa è solo la prima aiuola che abbiamo visto. Guarda, valigie abbandonate, feci dappertutto, cioè veramente proprio. Continuo a ripetere, siamo nel centro finanziario di Napoli e probabilmente della Campania, quindi è più importante. E siamo a questi livelli, guardate. Cioè, qua è negozio di giocattoli scaricato così, coperte, birre. Cioè, il punto, cioè, io non lo so. Guardate qua, un mercatino dell'usato. Una bicicletta all'improvviso, un amplificatore. Cioè, praticamente è come andare al mercatino tipo Gereale, solo che là lo pagate, qua è gratis. Quindi se vi serve qualche cosa venite pure qua, che tanto è gratis. Ecco qua un'altra postazione, croccantini per i gatti, poverini, e intorno la discarica. Un attimo, ho perso Margherita, perché secondo me sto più qua, vede le Paolo. Cose più si incazza. Eccoci qua. Allora, questa è una delle postazioni, guarda le ciotole come sono pulite. Sì. Le volontarie, Maria Cristina nello specifico, viene la mattina alle 6, prima di andare a lavorare. Maria Cristina insegna, si alza alle 5, viene qua alle 6, pulisce, cambia, poi torna a casa, si fa una doccia e va a scuola, per dire il sacrificio che ci sta dietro a queste. Guarda qua, ombrelli buttati. Questa, se ci riesco la tolgo. C'è da dire che il nostro intento questa mattina era dare una pulita almeno a qualche aiuola. Ma penso è che, veramente impossibile. Cioè, dopo già la prima aiuola ci siamo resi scoraggiati. Ci siamo scoraggiati perché è impossibile. Penso che una mattinata basterebbe solo a ripulire una singola aiuola. Una sola aiuola. Ok. Qua andiamo un pochettino a migliorare, diciamo, mica tanto. Va bene, eccoci qua, di nuovo, guardate. Questi vedete io cosa sono, questa è spazzatura delle persone che durante la pausa pranzo escono dagli uffici, mangiano, poi si siedono, mangiano e poi prendono la loro spazzatura e la buttano qua dentro. Bottiglie d'acqua, tè alla pesca, bicchierini di caffè. Dimmi che questa non è roba di persone che escono dagli uffici, mangiano qua e la buttano qua. Qui non è solo il problema dei senza tetto. No, perché guarda, questa può essere sicuramente dei senza tetto, ma le persone che mangiano, bevono, festeggiano. Noi abbiamo trovato dei piattini con le torte all'università, delle bottiglie vuote di spumante. E fa presente che i cestini sono lì. Cioè, non è che tu dici qua non ci stanno cestini, è da incivili, perché ti pigli una borsa e una busta e te lo porti. Ma i cestini ci sono qui. Ma tu o lo butti là dentro o lo butti nel cestino, ma qual è il problema? Ok, infatti Margherita mi stava dicendo che nonostante i senza tetto, nonostante gli incivili che buttano la spazzatura nelle aiuole, c'è anche il problema del, tra virgolette, il problema dell'università, perché le persone, una volta che si laureano, molto spesso festeggiano la laurea con la torta, i piattini, bla bla bla, evviva, e poi buttano le cose nelle aiuole così e se ne vanno. Infatti mi stava dicendo che ha trovato anche una mezza torta, vero? Sì, una mezza torta buttata dentro le nostre postazioni che faticosamente
teniamo pulito. Cioè, io mi vorrei dire a questa persona, ma ti sembra mai civile, normale, con un cato della monnezza che sta là vicino, ma buttalo là dentro, come minimo. Cioè, ti sei laureato, ma resti un incivile praticamente. Ecco qua, continua il nostro tour della spazzatura. Birre, io penso che abbiamo visto tutte le birre di tutte le marche del mondo. Cioè, siamo solo sul lato destro, dopo dobbiamo vedere il lato sinistro. Cioè, io penso che quanti video dovremmo fare per vedere tutta la spazzatura che c'è qua dentro? È impossibile. Diciamo che poi la cosa peggiore che fa ancora più male è che basterebbe pochissimo, basterebbe un po' di seria manutenzione, di pulizia e un minimo di collaborazione da parte delle persone che comunque vivono e frequentano questo centro direzionale. È come se tu a casa tua buttassi l'immondizia a terra. E non si può fare, cioè, ma non si deve fare. In questo modo, tra l'altro, noi mettiamo in pericolo le anime innocenti che vivono qua, che non, ripeto, non solo non danno fastidio a nessuno, ma danno tanto amore in cambio. C'è il mio tesoro che si chiama Ivan, che quelli là della SIA chiamano Oleona, perché è un gatto bellissimo, rosso, grande, con una capa di bomba esagerata. E voglio dire, noi, io e anche le altre volontarie, temiamo tutti i giorni di non trovarli più, perché a questo, oltre all'immondizia e al degrado, si aggiunge anche la pazzia e la cattiveria delle persone, che deliberatamente, noi abbiamo un cucciolo monello che è stato preso a calci e abbiamo dovuto far operare. 700 euro, lo voglio solo dire, qua funziona tutto a base volontaria. Eccolo là, uno dei nostri, vediamo se gradisce una bustina. Sì, chi mi segue da un po' di tempo lo sa, io aiuto le volontarie del centro direzionale gestendo una pagina che si chiama I gatti del centro direzionale di Napoli, infatti lo vedrete su Facebook, adesso vi mando anche la descrizione e come trovarlo. Magari proprio nella descrizione del video, e lì praticamente cerchiamo di fare raccolte fondi affinché le volontarie possano acquistare il cibo e fare campagne di sterilizzazione e castrazione, anche varie ed eventuali, perché molto spesso i gatti si trovano in difficoltà e quindi c'è bisogno di portarli in clinica dalla veterinaria e quindi aiutarli a sopravvivere. Questo giustamente c'ha un costo, quindi se volete contribuire ci fa molto piacere. Questo per esempio è tutta opera degli extra comunitari, vedi? Tutto questo vino, questi cartoni di vino che puoi vedere qua, ecco qua. Quelli sono loro. Sì, perché non penso che i gatti si mettono a bere la birra, quindi chi ce la mette sta spazzatura? Bravo. Stamattina volevamo farlo noi, volevamo pulire, ma sinceramente... Sinceramente qua ci vogliono i guanti di amianto. Cioè. No, io lavoravo qui, io vivo a Scampia, io lavoravo qui e la mattina ho cominciato portando una scatoletta. Questa è stata una scatoletta e la mattina alle 7 quando arrivavo uscivano tutti i gatti e Ivan in primo e mi hanno conquistata. Ti sei legato a questa situazione e non è che te ne poi cambiando lavoro hai cambiato idea, quindi sei rimasta legata a questa situazione. Non potrei veramente neanche pensarlo. Questa è un'altra postazione. Qua ci stanno i parcheggi del centro direzionale, dove ogni tanto si sentono notizie di cronaca, notizie di prostituzione, notizie di furti di auto, notizie di rapine. Cioè, vi ripeto, non so se conoscete il centro direzionale, ma qua la sera vi assicuro che una volta che chiudono gli uffici è pericoloso, perché vi possono rapinare, può succedere di incontrare qualcuno, può succedere che tornando dal dopolavoro, andando a prendere la macchina, troviate la macchina rotta, il vetro rotto, può succedere di tutto. Nel centro finanziario di Napoli. Qua ci sono gli uffici più importanti di Napoli e probabilmente della Campania. Abbiamo guardate. Completamente. Ma questo materasso qua come ci è arrivato?
Bella domanda. Capito? Neanche un tappeto, un materasso. Non è manco un tappeto volante. Allora, dire. Se dopo l'ufficio siete stanchi, volete riposare, stendere 5 minuti, qua c'è anche un bel materasso, come vedete, pronto all'uso. Quindi, se siete stanchi, vi fermate un attimino e vi stendete 5 minuti. Forse qualche goccia di birra rimanente in qualche bottiglia abbandonata la trovate. Ecco, guardate, un cartone per ripararvi dal freddo ci sta. Quindi qual è il problema? Alla fine, cioè, finendo l'orario lavorativo, parlo anche ai grandi dirigenti che stanno qui, a chi comunque è responsabile di questa situazione, chi dovrebbe pulire queste aiuole e non lo fa, vi dico... Se giustamente dopo l'orario lavorativo vi siete stancati troppo, venite pure a riposarvi tra le aiuole, non c'è problema. Come dicevo, sede della regione Campania. Lì sta aprendo la metropolitana. Pensate che uno esce dalla metro, vuole andare alla sede della regione Campania, si siede un attimo si siede un attimo vicino alle aiuole per mangiare e trova tutto sto schifo. Una sacchetta lasciata a terra, guardate che schifo. Mado Paolo, guarda, un quadra quelli là, guarda che cosa sono, guarda. Il punto è che qua li abbandonano, quindi non è che sono anche solo nuove nascite, li abbandonano continuamente. Mi ricordo la scorsa estate quante volte mi avete detto, avete scritto, no? Un altro abbandono. Pensa che c'è un giardino che chiamano degli abbandonati, figurati. Anche una bottiglietta di un noto profumo di una marca molto importante che non costa poco. Cioè questa boccetta di profumo costerà penso almeno 70 euro. Quindi vuol dire che non sono solo i senza tetto a buttare la spazzatura qua dentro, sono anche le persone comuni. Allora, l'appello che facciamo, che faccio a nome mio, a nome di tutte le volontarie, prima di tutto sensibilizzare le persone che vivono e lavorano al centro direzionale, ad avere più accortezza, ad avere più educazione e poi soprattutto al presidente della circoscrizione, a chi è deputato a far fare un intervento di pulizia profondo, radicato, e non che sia una cosa una tantum, ma che sia un intervento programmato, una volta al mese, una volta ogni 15 giorni sarebbe auspicabile, una volta al mese andrebbe anche bene, in modo da non abbandonare noi e soprattutto i nostri gatti che vivono e che ci costano e ci danno tantissimo amore. Grazie a tutti. Questo è l'appello che fa Margherita a nome di tutte le volontarie che ogni giorno aiutano i gatti e a mantenere pulito le aiuole. E l'appello che invece vi faccio io è quello di far girare il più possibile questo video e far arrivare a chi è di dovere affinché questa situazione si risolva il più presto possibile.